Abbiamo avuto degli incontri con l'assessore regionale alle infrastrutture, alla mobilità e abbiamo avuto un primo risultato di circa 350.000 euro, occorrono altri 100-150.000 euro per completare il tratto della viabilità che va dal casello autostradale al cimitero degli inglesi e dei canadesi di Montecchio, perché è stato fatto un buon 90%, occorre completare. Poi abbiamo avuto un finanziamento circa 70.000 euro e noi ringraziamo per la mobilità diciamo ciclopedonale, e abbiamo naturalmente, oltre che fatto un investimento nostro di circa 200.000 euro per illuminare il tratto di pista ciclopedonale che va dal ponte in legno lì sul fiume Foglia fino a Morciola, e illuminazione, rifacimento degli asfalti, sistemazione, maggiore sicurezza, queste risorse ci servono per fare delle piazzole di sosta per le biciclette, per coloro che vanno in bicicletta, delle aree diciamo di una sostenibilità nella mobilità. Stiamo lavorando con l'AMI per riorganizzare tutto il sistema dei trasporti pubblici locali per un maggior utilizzo del mezzo pubblico, maggiore possibilità di andare a piedi e andare in bicicletta, e quindi questo investimento va in quella direzione di fare delle aree attrezzate per il deposito delle biciclette, per coloro che vogliono non usare il mezzo privato che inquina e che produce più incidenti, e quindi benvengono investimenti di questo genere. Vogliamo anche ragionare con la regione della mobilità alternativa, che è quella di una metropolitana leggera fuori terra, su cui abbiamo concordato con la regione di completare lo studio che parte da Pesaro, Fano, Fossombrone, Urbino e scende nella Vallata del Foglia, perché se regge la mobilità alternativa sostenibile a piedi, in bicicletta, su rotaie, la mobilità delle merci e delle persone vuol dire ridurre notevolmente l'inquinamento, stare dentro la sostenibilità come prevede l'orientamento e le leggi e i finanziamenti europei.